Va bene, dai. È stato uno dei boss più impegnativi fino adesso di Darksiders 3 al momento, però ce l'ho fatta. Allora, qua sono arrivato a livello 40, io volevo potenziarmi la vita adesso, quindi andiamo a potenziarci la vita. Perché qua aumenta di 6, che non è male, 105, qua aumenta di 4. Io voglio un attimo potenziarmi di più la vita. Se fate caso, la mia vita è più alta del solito. Perché? Perché? Allora, sono andato a modificarmi bene tutti gli enchantment, cioè i potenziamenti. E sono andato anche a ordinarli. Ho completato il fortificatore equilibrato, che adesso mi dà 20% danni fisici e 20% salute. E ho, no, ho potenziato solo quello, ho leggermente potenziato la finestra di invincibilità di questo. Allora, perché ho fatto questa scelta delle armi? Molto strategico, e ci ho pensato, mica l'ho fatto a caso. Allora, il maio del disprezzo penso che andrò a potenziarlo al massimo. Cercherò di potenziare il danno, infatti è più 7, perché l'arma che fa più danno fisico di tutte aumenta a scala di 15. Adesso è arrivato a scalare di 15, prima 14, adesso 15. 144 più 99, guardate. E c'è la lancia 135 più 66, cioè fa molto più male. Quindi andrò a utilizzare questa come arma principale. Con il fortificatore che aumenta i danni e la salute al 20%. Qua la lancia è forte per il potere speciale, quindi metto il danno arcano al 35%. Questo serve per farmare il passivo di rigenerazione della vita. Su salvezza ho comprato da Vulgrim la rabbia e il 10% di collera ottenuto da spettri di collera, l'ho detto 4.000 volte. Vabbè, e con questa nuova arma, la lama di sprezzo non è male, ma è molto lenta. Però il suo passivo, anzi, la sua abilità speciale è uno scudo che ci pare danni. È buono, però è sulla difensiva. Quindi io per ora ci metto collera, quantità di collera generata al minuto. Quello lì è passivo e sta lì. E adesso ho messo qua il caos ottenuto e la finestra invincibilità, come ho già detto. La maggior parte i fulmini, la lancia come potere, perché è molto potente, ma di danno fisico andrò di martello e di la spada ghiacciata, perché questa rallenta i nemici, quindi abbiamo più possibilità di schivare i nostri amici. Quindi adesso più o meno strategicamente mi sono fatto questo, anche sicuramente andremo a utilizzare un sacco adesso la spada. E qui c'era un prescelto che dovrebbe essere questo. Agonia. Ah, che okay, peso in faccia, bene. 421, eh. Ecco che è rallentato. Vedete che è ghiacciato? Aia, in faccia. Aia. Essenza di un prescelto. E vai, un'altra che si aggiunge alla mia collezione. Questo qua conveniva tenerci il coso di ghiaccio, esatto. E, come ho detto, voglio tenere principalmente il martello e soprattutto è quello di ghiaccio. E dai, perché è strautile in combattimento, soprattutto se è difficile. Sì, è vero, sono pirla, no? Perché sto parlando, mi sono dimenticato. Giustamente. Secondo me,
È una valida tattica, eh. A mio parere è molto buona. Ho sentito qualcosa. Oltre al vuoto che li circonda, è un fuoco che brucia i prescelti. Sì, mia signora. I prescelti ardono. A parte che poi dopo in giro c'è un sacco di roba che ho saltato col ghiaccio e devo farmi tutto il giro di nuovo per capire come... anzi, cosa devo prendere. Però intanto... ho sbagliato, no. Questa è la forma che serve. Basta! Basta! Buongiorno! Ti prego, salvami! Secondo me, a mio parere, a questo punto del gioco diventa molto, molto bello Darkside, perché mi sta piacendo ancora di più dell'inizio, perché adesso abbiamo le varie forme, quindi uno teoricamente si può fare le varie strategie, tattiche, tra i vari poteri. Dopo dipende da ognuno, dipende anche dallo stile di gioco. Dal mio stile di gioco io punto sull'efficienza e a mio parere così più efficienti in modalità difficile. E vabbè, quanti si può. Perché c'è quello lì che rompe? Ok, lo spondalo. Era piuttosto semplice come fare. Fortuna l'ho trovato adesso. E io ho potenziato quell'altro. Cos'è fortuna? Ma io so già cosa. Guarda, io mi sto già immaginando. Dov'è fortuna? 10% spettri ottenuti uccidendo un nemico con quest'arma. 10% efficacia migliorata per alcuni oggetti. Ai 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 ai, uccidendo con quest'arma. E quale arma userò? Perché adesso sono andato a farmi la mia strategia mentale con questi. 117, 57, 120, 58. No, teniamocela così. Questo sarà un bel modo di farmare anime. Un sacco di roba tra l'amuleto e il nostro 20 spettri ogni colpo, anzi un oggetto spaccato. A parte poi che mi piace un sacco sto potere, il colore azzurro mi piace molto, mi piace, si intona molto su furia, eh, che dite voi, molto più furia. Quindi adesso ricapitolando, ci manca superbia, invidia e ira ci serve. Anzi, ci manca più che altro. E poi gli spettri piccoli. Vuol dire che siamo oltre la metà del gioco. E devo dire che è durato anche abbastanza qua fino adesso. Aspetta, ma cosa c'è di là? C'è qualcosa in cui non sono passato di là. No, c'è un passaggio lì, eh? Bene, di là non so come arrivarci. Ci sarà un passaggio sicuro, ma che adesso al momento non so come fare, non c'ho voglia. E poi nel frattempo, mentre ho provato ad andare indietro, sono pure crashato. E va, il secondo crash del gioco, e fino adesso. Almeno non è che crash ogni 2x3, no? Mi dicono non c'è mai... 3 senza 2? Sapevo che avessi sangue freddo, ma camminare sull'acqua è incredibile. Aspetta, ma era così dentro? Non sono sicuro di quello che ho detto, sinceramente. Speriamo che non mi crash adesso, perché sennò mi arrabbio. Guarda, c'è roba lì. Mi sento un rumorino di potere. Aspetta. Ah,
Adesso controllo sempre se c'è qualcosa sotto, no? La cosa bella del potere, vedete, è che posso cambiare forma. Intanto il ghiaccio sotto rimane. Qual è la figata di questa roba? No, l'hanno proprio pensato bene. Questo mi fa molto contento, perché almeno l'hanno pensata bene. Ci hanno un po' ragionato dietro, no? A fare le cose. Adamantite, pezzo di adamantite, eh? Sembra una brutta parola, ma è detto così. Scusa. Ah, eccolo. Aspetta, 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 vuoi vedere che mi butta? Caspita, sono finito. Dall'altro lato che non poteva. Ma guardate, oh, ma io ci faccio a caso, ma tutta questa mappa, tutti questi giri che hanno fatto, proprio è più giri dell'oca, no? Ci ritroviamo sempre nello stesso punto che gira e rigira. Non è semplice però, eh. Si sono proprio divertiti proprio a fare tutta questa cosa, vedete? Vedete che siamo usciti qua. Non subisce danni dal coso. Cioè, il contraccolpo non lo subisce. Baby. Di qua non possiamo andare. Avete visto che l'arma si divide in due pure, eh? Lo spadone singolo. Oddio. Scoperto che si può correre. Cosa? Aspetta. Oddio, ma io scopro le... Ma io certe cose le scopro a metà gioco. Ma mi spiegate com'è sta storia, cioè? Com'è sta storia che... A metà gioco scopro che si può correre? E io finora andando avanti e indietro cosa ho fatto? Ho perso tempo camminando in giro io, cos'è? Ma porca, sono andato giù come un pero. No, per forza si va giù come un pero, guarda. Cioè, ma certe cose, ma veramente che palle, però, eh. Tutto totalmente a caso, poi l'ho scoperto, eh. È vero, sott'acqua. Sì, ma che volo che fanno sti cose, però. Aia. Però, eh, fammi la festa così appena arrivato. Ecco perché era bloccato, eh.
Oh, qua si ritornerà a usare il fuoco. E purtroppo il fuoco non l'ho potenziato, ma qualcosa mi dice contro Ira servirà le cose di fuoco, quindi siamo costretti a potenziare le nostre cose di fuoco, le nostre catene. L'unico modo per combattere qua è usando le catene. Attacchi, eh? E si ritorna dai vecchi tempi. Qua purtroppo non posso correre. Ok, salto normale non si può, ma quello premuto sì. Oddio, partiamo dalla parte di sotto. Come adesso. Ti senti, mia signora? Devo ancora razionalizzare la cosa. Ho dovuto lasciarmi così tanto alle spalle. Mi sembra di aver perso molto. Eppure, contemporaneamente, sono cambiata. Cambiata come? Io non lo so. What the fuck, che ci facciamo qua? Questa zona delle... Sì, ho razionato tutto qua praticamente io. Vi ricordate adesso? Ho detto che avevo trovato un posto dove andava Ira. Era questo, lo squarcio si chiama. Tranquillo, non c'è niente sopra, eh. Sono stato pure già qui, Sono stato pure anche qui. Infatti qua ho preso cose di Vulgri, ma se lo sapevo che mi portava qua, usavo il portale di Vulgri. Se lo sapevo. Sembrano inogia... Ah, vi ricordate cosa vi sembra qua? Non vi ricorda voi qualcosa? A me ricorda, già capito cos'è questo posto. Sì, molto simile, eh. Ricorda Darksider 1. Io non vi spoilerò niente. Un po' di difficoltà. Ah, questi demoni, ah.
questi demonucci. Nessun problema. Dai, che non ho sentito. La teo forma di tenere per in fondo salvezza che vedi con Jay Agente a portata di tiro. Quindi carina la cosa. No, sbagliato. Sì, ho scoperto anche come annullare la porta di Daos. Vedete, io scopro tutto piano piano qua. Così tremano tutto, vibra tutto il controller qui. Più pagatissimo. Sta comodo le cose di ghiaccio qua. Stava per farmi la mossa. Vedete, è straforte il martello, però perché sto usando la stasi? Perché voglio farmare con il potenziamento, anche se 10%, ma comunque.
buttato fuori a fuoco tutto l'olio pure, ottimo. Il getti a portata di tiro. Però l'ho mancato. Scusa, il punto di qua che serve? Non è che si può andare lì sopra, vero? No, dai, è inutile andare lì sopra. Aperto qualcosa sotto di me. Stiamo attenti, non si sa mai, eh. Questi grossi. Sì, vabbè. Non sei alla mia altezza. È pagatissimo quella sinistra. Sto rischiando come un suino, perché se qua mi colpiva morivo. Presente quanto i suini rischiano? Ecco, io uguale. Uguale. Ma lo faccio per voi. Io rischio per voi. Cosa fai con Terminator? Come desideri, come desideri. Sarà divertente per tutte e due. Ah, come desideri. Addio per poco. Supero il livello. Sì, posso usare. Posso romperlo dal mio inventario. Ebbene, vi dico che non ho voglia di farlo. Dai, pezzo di... Sparano in faccia, dai. Pezzo di demone che non sei altro.